Innovativa, possiamo definirla così, o inusuale? No, è una procedura verso la quale dovremo pensare di andare in maniera diretta e spedita anche nelle prossime legislature. In sostanza oggi sorteggeremo i collegi dei revisori dei conti degli enti partecipati alla regione, cioè gli organismi di vigilanza e di controllo, così come avviene già per gli enti locali. Vorrei fosse chiaro, per gli enti locali, i revisori dei conti, per capirci, dei comuni, vengono sorteggiati dalle prefetture. Gli stessi revisori dei conti della regione Calabria sono fatti con la procedura di sorteggio. Noi siamo andati oltre, chiediamo che negli enti partecipati delle regioni gli organismi di controllo non siano appannaggio della politica. E già qualche regione ha iniziato in questo senso. Prima che ce lo impongano dal punto di vista nazionale, noi ci siamo determinati verso una massima trasparenza, quindi evitiamo di fare discussioni che riguardano tutte le nomine. Riguarda le nomine di vigilanza e di controllo e l'esaltazione della politica, anzi chiedo di aprire una fortissima riflessione sulla modifica della legge 39 del 95, che è quella che disciplina le nomine, per capirci. Andatevela a trovare, del 95, epoca nella quale il presidente della giunta regionale non eleggeva il consiglio, nemmeno i cittadini. Quindi è vecchissima di 20 anni, va fatta una riflessione che è politica, quindi che nessuno dica che manca la politica, l'esaltazione della politica. Apriamo una riflessione profonda della modifica della legge 39 e soprattutto oggi finalmente gli organismi di controllo verranno formati con la massima trasparenza possibile. Grazie. Grazie. Grazie.